stiamo andando a fare la spesa a Iguminiza. Oppure una Lidl, adesso cerco Lidl, magari ci sono Lidl anche in Grecia, non l'ho ancora verificato. Ci sono Lidl, Rita? Sì, è a 28 minuti però. Ah vabbè, andiamo lì. Lidl trovata a un minuto. Si spera siano almeno come quelli italiani. In Sardegna i prezzi in Grecia. Prima spesa greca. Adesso troviamo una montagna di feta. Giustamente, siccome questa è una porta d'entrata piccola, c'è il semaforo, la prima cosa che ho notato in Grecia, che poi non so neanche perché ci sia il semaforo, in quanto c'è una porta di entrata e una porta di uscita, però vabbè, mi è piaciuta sta cosa. Ho trovato il modo di poggiare la GoPro e di spingere il carrello usando tutte e due le mani. Mammina, sto arrivando! Bellissimo! Guarda che figo! In circa 5 minuti, 5-7 minuti, il carrello si è già riempito, riempita la base di roba. Frutta e verdura per il momento. Cosa molto importante, quella busta blu che vedete lì è il grana padano, 100% italiano, trovato anche in Grecia. Yeah. Se ce l'ha. Guarda se ce l'ha burrata. Cosa che aggiungo che probabilmente interesserà poche persone, però lo dico lo stesso, la disposizione dei supermercati dalla Grecia all'Italia o da altre nazioni è ben diversa. Non so se siete mai stati alla Lidl, ma credo di sì. Praticamente quando subito entri sulla destra c'è il coso del pane, no? Mentre qua è tipo alla fine del supermercato, dove in Italia c'erano le cose surgelate, che invece sono qua. Ed è per questo che io sto andando ad esplorare col carrello tutte le vie e schiantarmi anche ovunque, perché non sono brava a guidare. Devo far notare anche il fatto che mi sto congelando in questo reparto frigo. Tra un po' mi tagliano a fettine e mi mettono lì nel reparto frigo insieme alle altre. Ma c'è un freddo cane. Driftatina qua, acceleriamo. Mamma mia, papi. Là dove sono capitato, amici. Mamma mia. Guardate dove sono capitato. Nei vini. Aspetta che ne ho adocchiato un altro. No. Così. Hai dato. Ammazza. Hai Goku. Hai Goku. E siamo a 4. Sì. In totale, per un intero carrello grande di roba, abbiamo speso 219,25 euro. Spese in Grecia, tutto sommato buono, un buon prezzo. Abbiamo speso molto di più, quindi per ora la Grecia è economica. Prima spesa in Grecia fatta, adesso stiamo andando a parcheggiare a 48 minuti ed è anche già tardi, quindi oggi mangeremo alle 9:15 almeno. Però dovrebbe essere un bel parcheggio in una spiaggia, di nuovo liberi in natura. Attraversiamo la prima cittadina in Grecia, ma anche leggervi i nomi è quasi impossibile. Le lettere sono impossibili da leggere per noi. Comunque questa cittadina si chiama Iguminiza ed è molto carina, il
porticciolo e tutti i ristorantini con le sedie di fronte al mare, una figa. Da Igoumenitsa ci si imbarca per Corfù, la prima isola greca, anche abbastanza grande. Oggi amici, per raggiungere il nuovo parcheggio di fronte al mare ceniamo tardi, sono già le 9:15, che poi sarebbero le 8:15 in Italia, però ormai siamo già in questo orario. 9:15 e arriveremo tra un quarto d'ora, le 9:30, oggi si cena alle 10. Strada sembra brutta, ma il panorama è tutta un'altra storia. Ragazzi, questo è il nuovo parcheggio, spiaggia incredibile, ma è tardi, ve la facciamo vedere domani ormai. Adesso parcheggiamo e ceniamo. Parcheggiamo e ceniamo, sono le 21:34, non è da noi. Buongiorno amici, primo risveglio a Karavostasi. Una bellissima spiaggia, sembra di sabbia, non ci siamo ancora avvicinati perché avete visto che siamo arrivati ieri notte. Il parcheggio è abbastanza carino, siamo tranquilli sotto questi alberi, quindi si sta molto bene. Mentre invece è pieno di grilli e di rane, ma pieno tutta la notte, gracchiando fortissimo. Però comunque a un certo punto mi sono addormentato e ho dormito tutta la notte. Buongiorno Dad. Buongiorno. Sì, questi sono i grilli, ma ci sono anche le rane. Siamo alle colazioni, sono le 8:50 forse, ci sono 23 gradi e 1. Ciao Goku. Sentite il casino che fanno i grilli. Ehi, stanco, dato, tutto abbudinato, oh, come divenia, sempre. Ho fatto 20 pagine. Anche Rita è pronta, io devo finire di fare qualcosa e poi ce ne andiamo in spiaggia. Ci prendiamo un po' di sole, vero Rita? Sì, sì. Eh sì. Intanto la giornata è bellissima. Ci sono... alle 10, ve lo dico io senza inquadrare, eh? Vediamo la faccia di Rita, e ci sono già 29 gradi alle 10. 50 alle 12. Sì. Vi dico anche che giorno è oggi perché non ve lo dico da un pezzo, se no non ci capiamo più niente. Oggi è 26 giugno. Sì, credo che saremo indietro sempre di 8-10 giorni. Volevo avvicinarmi a 3, ma il discorso del viaggio mi ha un po' fregato, ma ce la farò. 11:27, siamo ancora dentro il camper. Pranzo pronto, funghi e poi della carne in pentola a pressione. Purtroppo ci sono tante cose da fare, ma vabbè, non ne abbiamo fretta. Anche se andiamo al mare di pomeriggio, pazienza. Magari però riusciamo ad andare anche un'oretta prima di pranzo. Sì. Vero? È presto. E infatti, va bene. Finalmente mezzogiorno e riusciamo a farvi vedere questo posto. Andiamo a farci un bagno poi e poi rientriamo per pranzo, però almeno ci diamo una bella rinfrescata e vi facciamo apprezzare questa bella spiaggia. Guardate come si è riempito, pieno di macchine. Qui avevamo visto un bel parcheggio per il camper, però forse abbiamo fatto bene a non parcheggiare perché poi ci avrebbero chiuso qui avanti sulla sinistra. Da questa parte stabilimenti balneari, mentre invece poi vabbè il bagnino e poi la spiaggia libera, finalmente una spiaggia libera.
Guardate che bei colori, cristallina come quella della Sardegna. Bellissimo, dirlo io, come quello della Sardegna, è la verità. Guardate quanto è limpida, sembra davvero di stare in Sardegna. Io vado, ciao! La Grecia sta iniziando a regalarci. Sta piacendo molto. Ci sta già piacendo. Ci sta già piacendo molto. Bellissimo, guarda quel zolotto lì, l'hai inquadrato. 3, 2, 1. Ciao amore. Beh, ormai stai a galla bene? Sì, guarda. Sei mezzo. Guarda. Ha paura. Ho paura. Paura di che cosa? Sei a un centimetro. Comunque qui c'è di nuovo un altro stabilimento balneare e quindi ce n'è uno da questa parte e uno esattamente dall'altra parte e in mezzo invece è libero. E per fortuna, perché in altri posti occupano tutta la spiaggia e non è possibile neanche mettere un asciugamano. Quanto fanno male queste pietre. Io i piedi proprio delicatissimi. No, che bello che sei, che bello che sei con gli occhiali di Papi. Ragazzi, vado a filmare una grotta per voi. Ah, il signore mi ha detto che si tocca, io stavo nuotando e invece si tocca benissimo, è vero. Io rientro a nuoto. Bellissimo, sono rientrato a nuoto da lì avanti, dietro dove c'era la grotta, a nuoto sino a qua dove avevamo l'asciugamano. Da tanto che non mi facevo una bella nuotata e mi ha fatto piacere. Adesso sto cercando delle docce se ci sono, ma... Saranno le 1:15, adesso rientriamo in camper, una bella mangiata, il pranzo è pronto. E poi ritorniamo in spiaggia a prenderci un po' di sole. E come vi ho detto, il pranzo era già pronto, quindi sta facendo solo un'insalata. E poi, occhio qui. No, non esce. Ah no, perché poi si abbassa. E solo un'insalata. E poi la carne è già pronta. Al sugo, che buona. Mi stai facendo venire voglia, Rita, di mangiarmi due spaghetti anche io. Non ce n'è, solo per Dado. Vabbè. Allora mi accontenterò della carne al sugo con il pane, vero? Vabbè. Okay. Ciao. Ciao. Grazie. Prego. Oggi la casa propone un Maya Poaon. Mamma mia, c'è cosa di leggere il greco, ragazzi, perdonatemi.
È impossibile, ve l'ho detto, anche le città, i nomi delle città, delle spiagge. Impronunciabili. Impronunciabili, questo non so le lettere, neanche come si leggono. Queste cosa sarebbero queste? Due T, Atpon, boh, vabbè. Comunque, primo vino greco, speriamo che sarà difficile da pronunciare, ma facile da mandare giù. Mamma mia, ho appena visto, vino leggerissimo, 15 gradi ragazzi, questo vino nero. E proviamo a scansionarlo con la nostra app di Vivino per vedere se conosce anche questi vini della Grecia. E sì, trovato, 4,50€, note di gusto maggiori, 13 volte cioccolato legno e cioccolato fondente. Ci piace allora, Rita, se al cioccolato. Lo assaggiamo. Buon pranzo. Sarà molto buono, però forte, 15 gradi. Che bel colore che è. Salute, cincirri, salute. Ma porca miseria, amici, devo aprire un'altra bottiglia di vino perché è come un vino dolce, come uno zibibbo. È un vino da dessert e non ci piace. Quindi ne proviamo un altro. Ci ha fregato, questo perché non sappiamo niente, non li conosciamo. Questo è buono, meno male. L'altro adesso è aperto, è mollato aperto in frigo. Vedremo che farne. Nemea. Come si fa? Noi la prepariamo a fare il via. No, ma non ricordo come si prepara, però dico il sito dove cavolo andiamo a cercarla. Mi sembri molto convinta, Lungo, c'è sempre tutto. Noi li chiamiamo le ditte che, e anche in Italia, che producono canoa. Secondo round al mare, riposino fatto, sono le 4:15 e prendiamo un altro po' di sole e anche un bel bagno perché c'è sempre più caldo. Io passo da qui. Non eravamo al mare. Io passo dall'acqua. Stamattina abbiamo visitato una grotta da quella parte, ma ho visto che ce n'è una anche in fondo qui sulla destra. E con Dado andiamo in esplorazione. Dado? Sì. E domani mattina credo che andremo via a visitare altri posti in Grecia e dobbiamo anche studiare un po', per dir la verità, perché non è che sappiamo molto, non sappiamo cosa ci aspetta, cosa visitare, dove trovarlo. Quindi dobbiamo metterci un po' il computer con Maps aperto, almeno le cose principali da non perdere. Qua sopra gli hotel, i lettini e gli ombrelloni qua e l'ascensore come una teleferica che porta sugli ospiti per non fargli fare tutte le scale, se no non scenderebbe nessuno qui. Sono 200 scalini ripidissimi. Il Camperado Explorator Team era proprio una grande missione raggiungere quella grotta. Ma andiamo così? Così, e mica abbiamo attrezzature, mica siamo professionali, andiamo così. No, così, camminiamo così come sta facendo mamma. Ah, qua non ne vale la pena entrare, è già finita, quella di stamattina era più bella. Sembrava che fosse una bella grotta anche questa. Quindi missione abortita, Dado. Facciamo un bel bagno di famiglia e poi vi faccio vedere una bella dronata, però al tramonto. Com'è Rita? Com'è l'acqua? Frescolina, Tutti e tre. Uno, due, tre. È un pesciolino, ormai è un pesciolino.
dal Circo Orfei, Roberto e Davide. 6:30 della sera, cambio di programma, si è alzato un po' di vento, quindi niente dronata, ma ce ne andiamo e cerchiamo un altro parcheggio perché ci piace di più. È bello svegliarsi già in un posto buono, senza dover invece svegliarci, chiudere tutto, riordinare e partire. Invece arriviamo già dalla notte e ci godiamo già la giornata successiva. E poi i grilli e le rane ci hanno frantumato. È fredda? La luce è scesa calda calda, c'è il ghiaccio anche. Stavo gioendo. Ammortizzatori gonfiati, abbiamo salutato degli amici che erano qua a fianco, sono come serbi, sono serbi e vengono ogni anno in Grecia e quindi la conoscono bene, mi hanno dato un sacco di dritte e mi sono segnato un sacco di parcheggi da fare assolutamente, tutti in libera, mi hanno detto tutti quelli in libera e quindi lo faremo. Andiamo avanti, ci cerchiamo qualcosa, vediamo cosa troviamo. Guardate quanto è bello anche questo posto, guardate che bello, però chiaramente bello per vacanzieri, non per i camper, perché è pieno di gente, è pieno di villaggi, vedete piscine qua sotto e tutti gli stabilimenti balneari, quindi non c'è un pezzo di spiaggia libera, solo con ombrelloni e sdraie. Poi vabbè, lì in fondo è meraviglioso, dove ci sono quelle barche, quel golfo. Questo posto è splendido, solo che per i camper non va bene, non ci sono parcheggi. Magari è bello parcheggiare qui a settembre, i primi di ottobre, non c'è più nessuno e c'è ancora caldo, e allora parcheggi proprio lungo il mare. Stiamo cercando un altro parcheggio perché è strapieno di gente dappertutto, non è possibile. Abbiamo deciso di andare in un camping perché qui intorno non c'è nulla e tutti i parcheggi sono pieni di turisti, pieni di macchine, quindi non... Svolta a destra. Non sarebbe possibile, parcheggiamo uno o due giorni in un camping, ce ne stiamo tranquilli e poi continuiamo a scendere. Metri. Il camping trovato dovrebbe essere addirittura di fronte al mare, adesso vado a chiedere nella reception. Amici, ci troviamo al camping Enjoy Lyknos Village, è un bellissimo campeggio fronte mare con dei ristorantini, un market, quindi anche molto comodo, poi ve lo faccio vedere adesso parcheggiamo. E loro sono le due signore gentilissime che ci stanno accogliendo, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ci riempiamo l'acqua prima di parcheggiarci, il parcheggio tutto compreso, camper e tre persone, 28 euro, senza elettricità. Ovviamente.
Camper parcheggiato, amici, vedete, un po' lunghetto il nostro è in mezzo alla strada, però qui passeranno dei camper o delle macchine se devono andare in fondo. Sembra davvero molto bello questo posto. C'è tutto, carico, scarico, cassetta qua dietro, acqua a non finire, spazzatura. Qui avanti, a fianco alla reception, c'è il market e ci hanno detto che di mattina si può comprare il pane fresco, oltre a tutti i prodotti che si trovano in un market. Bagni e docce molto belli, adesso sono un po' sporchi ma è anche fine serata, magari domani mattina sono in ordine puliti. E qua bar e ristorantino, una bella terrazza sempre sul mare. Guardate come sono organizzati qui, c'è, che meraviglia, che meraviglia. E a destra la spiaggia libera, mi ha detto. Questo è un pagamento. Sì, pagamento. E qui a destra spiaggia libera, fantastico. Che ne dite, vi piace? A noi moltissimo, moltissimo. Con tutte le montagne dietro, immerso nella natura, è un posto da sogno, guardate dietro. Questa è la Grecia che ci aspettavamo, no? Eh? È bella? Guarda quella spiaggia là in fondo. Sì, incredibile. Magari lì c'è quell'altro parcheggio, era poco più avanti, sì. E qua sulla destra, sotto gli alberi, fanno mettere le tende. Quindi l'altra parte del camping, da una parte i camper e qua sotto le tende. All'ombra, tanto spazio. È fighissimo. Sì. 8:47 e adesso si cena. Ceniamo fuori, c'è un caldo. Così va benissimo, un pezzo di tendalino anche. Vi faccio vedere la vista da questa parte. Abbiamo questa terrazza sul mare. Cosa stiamo organizzando, Rita? Verdure in padella, verdure crude farò, fettine di manzo. Siamo pronti, 9:15, stiamo facendo un po' tardi, ma d'estate ci sta. Dado ormai collabora alla grande, sta apparecchiando lui. Anche oggi tante verdure e fetti di pollo. Mi piace cenare leggero, mi fa star bene, dormo bene la notte poi. Però il vino lo portiamo a tavola, eh? Siamo pronti, lo porto già? Non sgridatemi, ma lo sto rimettendo in frigo, l'avevo tolto dal frigo, anzi lo stavo bevendo a temperatura ambiente, ma ormai la temperatura ambiente vuol dire 35 gradi. E il vino non si può bere a 35 gradi. Adesso è a temperatura di cantina. Certo. Ah, stai parlando di vini, vuoi fare anche tu l'enologa? No, io non ci capisco niente, però io preferisco il vino fresco. Ok. Oh, si sta proprio bene qua fuori, eh? Vero, Goku? Sta bene qua fuori. Ma che bravo che stai diventando. Non parlare prima che io abbia finito, altrimenti succede un disastro. No, hai ragione. Dado sta diventando un precisino. Se lo volete a casa per fare tutte le faccende. Guarda, ma anche no, eh. No, eh? Sei fedi ormai, vero? Sì. E te le sei meritate, hai studiato bene tutto l'anno, bravo Dado. Io, in quanto più piccolo nomade del gruppo, dichiaro aperta la tavola. Aperte le danze. Sì.
Va bene. Insomma, mangiamo. Sì, in parole povere. Sì. Verdure cotte, fettine ai ferri di pollo, tante verdure e un buon bicchiere di vino. Di fronte al mare. Direi che non ci manca assolutamente nulla. Adesso vi saluto. Sono perfette. E ci sentiamo magari dopo per farvi vedere ancora qualcosa o per darvi la buonanotte. Buon appetito anche a te. Buon appetito. Dimenticavo, il vino devo farvelo vedere per forza come sgorga perché mi piace troppo. Ok, adesso possiamo salutarci. Ehi amici, in genere dopo cena non vi parlo mai, siamo talmente stanchi, ci riposiamo subito nelle dinette, ma oggi c'è caldissimo e si sta così bene fuori e quindi siamo ancora qua. Sono le 11:06. quando sto così con la mia famiglia in posti del genere cerco di godermeli appieno, perché sono cose che possono anche finire da un momento all'altro, non si sa mai, niente per sempre, e quindi bisogna approfittarne e godersele davvero, stare qua con Dado e Rita, cenare in questo posto di fronte al mare tra di noi, mi fa davvero apprezzare la vita e i viaggi. Adesso ci beviamo una crema di limone con Rita, facciamo mezzanotte e ci corichiamo. Che caldo! Caldo, eh? Come vi ho detto, sono qua con Rita, la stavo aspettando, ci beviamo un amaro e una crema e Rita un amaro di ciliegia, così lo finiamo, eh? Eh sì. Ci sono 30 gradi punto 8 se non sbaglio, c'è un caldo mostruoso.